Intanto vi ringrazio, ringrazio Transform Europa per aver costruito questo appuntamento e do immediatamente la parola a Fausto per breve introduzione su quello che è lo scenario italiano e con la speranza che possiate sentire. Prego Fausto. Buongiorno a tutti, mi dispiace molto di non stare con voi. Evidentemente questo tema che si fa essere così efficiente poi ha delle fragilità che magari noi non riusciamo a utilizzare contro di lui, ma che accaduto? Mi dispiace molto, anche perché la comunicazione così da lontano è evidente che è molto meno efficiente, perché si priva del faccia a faccia e, come noi sappiamo, è un elemento fondamentale nella nostra comunicazione. La seconda avvertenza è che, malgrado la generosità di chi ha convocato la riunione e mi ha attribuito questa relazione sul caso italiano, io non riesco a parlare solo della Italia. Cioè, questa non per un vezzo internazionalista di omaggio alla nostra storia. Anzi, sono tra quelli che ha pensato che nel decennio glorioso degli anni 70 in Italia, quello che va dal 68-69, dal Biennio Rosso sino alla fine di quel decennio, si potesse parlare di un caso italiano. Mi pare difficile rovesciarlo nel momento della grande sconfitta semplicemente in un caso italiano, quando secondo me in realtà, pur riconoscendo che la devastazione della sinistra in Italia nel contesto occidentale è forse particolare, però la sua uscita di scena secondo me è inspiegabile senza leggere il conflitto di classe sia nella fase impegnativa lunga del ciclo sia nella fase meno impegnativa, tuttavia assai significativa della fase, cioè del ciclo breve. Il ciclo lungo è chiamato in causa necessariamente perché questo disastro, diciamo, a cui è collata la sinistra politica italiana ha la sua origine nella incapacità di reagire a una sconfitta storica, quella del Novecento. Quasi si potrebbe dire assistiamo a un rovesciamento del paradigma del Novecento, secolo in cui il principe è stato la politica e il movimento operaio. La politica è diventata principe perché ha assunto come possibile nel secolo la realizzazione del suo punto più alto, cioè la sua categoria più impegnativa e più alta della politica, cioè la rivoluzione. E per il movimento operaio il principe si è manifestato con l'aggregazione attorno al conflitto di classe di una grande soggettività politica costituita dal partito e dal sindacato. Per questo la sconfitta storica del Novecento, con il crollo dei regimi post-rivoluzionario ad est, il loro fallimento, e con la sconfitta del movimento operaio ad ovest, a partire dalla fine del secolo, dagli anni Ottanta, è un elemento, è una concausa di questa tragedia che viviamo. Su questa concausa si è inserita la seconda concausa, cioè una rivoluzione capitalistica restauratrice vincente anche per la ragione a cui abbiamo accennato. Questa però non è semplicemente un ritorno all'indietro, ma invece appunto innesta una rivoluzione capitalistica potente che comincia dal rovesciamento del conflitto di classe, come il conflitto di classe che comincia dagli anni Ottanta è quello che vedrà i padroni realizzare lo scontro contro i lavoratori, contro in generale la classe operaia dentro e fuori il processo produttivo, diversamente da tutta la fase precedente in cui erano stati questi soggetti, i soldati alienati che avevano agito il conflitto contro il dominio padronale.
su questo mutamento radicale dei rapporti di forza il capitalismo rivela una sua capacità, diciamo, che gli appartiene, che qualcuno ha, proprio, ha indicato nella sua capacità di insieme di distruggere e di innovare, ha prodotto una rivoluzione scientifica e tecnologica che porta però il segno del capitale, porta nettamente il segno del capitale, non è affatto neutrale, tantomeno liberatoria. Rovesciamento del conflitto di classe, rivoluzione tecnico-scientifica porta il segno del dominio del capitale e, terzo elemento fondamentale, processo di erosione sistematica della democrazia. Questo accade in particolare in Europa, dopo la vittoria contro il nazifascismo e con la nascita delle costituzioni democratiche, pensiamo a quella italiana per esempio, si è innestato su di esso un conflitto di classe dal profondo significato politico che arriverà sì al suo punto massimo negli anni 70, ma che si sviluppa in tutti i 30 anni, in tutti i 30 anni gloriosi. Questa democrazia che è proprio sul conflitto di classe era, diciamo, estesa in una democrazia partecipata e in una democrazia che nelle costituzioni democratiche era sinonimo di eguaglianza, è stata sistematicamente erosa, morsicata, tesa da un processo che abbiamo chiamato costituzione materiale, con cui progressivamente all'assetto democratico è sostituito un assetto oligarchico. La costruzione europea, che è il frutto dell'accordo tra i governi, non è una cosa estranea ai governi e ai singoli paesi europei, tuttavia nasce proprio sotto questo segno, sotto un segno non costituzionale, ma invece funzionale. E funzionale al mercato e alla competizione internazionale. C'è una sorta di, come dire, di governo non visibile nella dinamica politica, non visibile nella dinamica politica, ma visibile nei processi reali, attraverso il quale la democrazia è stata sostituita prima da una sorta Sartre avrebbe detto un processo di cosificazione, un processo in cui le cose dominano sulle realtà sociali, che in realtà è il dominio del mercato, il dominio del mercato della competizione, che spinge a sua volta a una controrivoluzione culturale, lavorando alla passivizzazione delle masse, a costruire un nuovo individuo, un individuo individualista e mercantile, perfino configurando un'ambizione grande del capitalismo, quasi una nuova ambizione, un capitalismo totalitario, così totalitario da poter pensare di costruire il suo uomo nuovo, come un rovesciamento, diciamo, della grande ambizione del movimento operaio. Qui l'uomo nuovo è l'uomo macchina, è quello che di totalmente una protesi, insomma, della macchina a livello di sistema economico, e della macchina concretamente, delle tecnologie fino all'intelligenza artificiale. Questo processo ha delle contraddizioni interne violentissime. L'illusione che ha generato questo capitalismo nella sua fase affermativa della globalizzazione capitalistica, quella cioè di conquistare il mondo all'unificazione del mercato, non funziona per niente. Questo sistema produce anche attraverso riemergere dentro la globalizzazione di linee di faglia pesantissime. La globalizzazione non riesce, diciamo così, a realizzare le sue promesse e anzi le contraddice fino a vedere generare in essa la guerra e la crisi permanente, come ormai si usa dire con un linguaggio che impariamo dagli Stati Uniti d'America. Crisi permanente. Questa condizione secondo me è necessaria per capire un caso come quello italiano, che appunto non è un caso. È necessario perché, diciamo, ciò che è accaduto è precisamente interno
a questo processo, sì, con delle specificazioni naturalmente che vanno indagate, però io insisto a proporre la mia tesi, che naturalmente è discutibilissima, che sono tutte variabili dipendenti. Cioè, certo sono significativi gli errori, gli spostamenti, ma non così rilevanti da oscurare la traiettoria generale, e cioè, insomma, una traiettoria che ci chiederebbe di tornare a Marx per oltrepassarlo nel momento in cui il capitalismo si propone come problema drammatico che pone all'umanità un out-out tra la catastrofe e la liberazione. Cioè, si potrebbe dire che ci porta questa rivoluzione restauratrice al tempo dell'apocalisse, della grande scelta. La sinistra si è smarrita in Europa perché ha rifiutato di vedere questo orizzonte e ha continuato a lavorare nei margini consentiti dalla governabilità e dalla competizione per la conquista del governo, nel momento in cui i governi in larga misura sono iscritti in questa prospettiva e quando ne fuoriescono in parte, tuttavia non riescono a costituire una molla nei confronti dei popoli che sia in grado di proporre un'alternativa di società o di immaginare. Rimane fuori qualcosa? Sì, molto, per fortuna, perché intanto, mentre diciamo, si delinea questo scenario, quello diciamo dell'apocalisse, dell'out-out, rinsorge il conflitto. Intanto insorge il conflitto geopolitico. La globalizzazione proprio qui va a sbattere e anzi si apre una competizione tra gli Stati Uniti d'America e la Cina che alimenta tutte le logiche di potenza, tutte le logiche di potenza, persino i nazionalismi, perché in queste linee di faglia e nella crisi permanente ogni realtà di fronte alla sfida di un futuro incertissimo cerca di ricavarsi una ragione per poter in qualche modo sopravvivere. E in questa condizione il punto, l'anello debole della catena è proprio l'Europa. E nell'Europa i paesi mediterranei. Ecco perché mi era d'obbligo, diciamo, questa apertura, perché la tesi è precisamente questa. Nella crisi generale, che è una crisi della democrazia e che è una crisi dell'Occidente, la crisi dell'Occidente è tornata tante volte nella letteratura, a me pare che qui sia evidente, siamo proprio di fronte a una crisi di civiltà, basta vedere la questione dell'immigrazione, già sola la questione dell'immigrazione è, come dire, un faro che si appunta sull'espressione più evidente di una crisi in cui tutte le grandi teorie che erano emerse nell'umanesimo, nei vari umanesimi, vengono stroncate in radice da considerare quello che ti si affaccia sulla tua terra principalmente come un nemico. E su questa rottura, al contrario della cultura del Mediterraneo, che vede invece tra il nord e il sud del Mediterraneo il ponte della pace, del dialogo e del dialogo interreligioso, civile, questa idea di civiltà viene abbattuta, stroncata da questa temperie capitalista e della sua concreta realizzazione. L'Europa diventa un'articolazione della NATO semplicemente sul terreno geopolitico e sul terreno economico-sociale, una dipendente del mercato e della competitività, fino a rinunciare a quel paradigma dello Stato sociale, del compromesso sociale che la lotta di classe e la divisione del mondo in due blocchi contrapposti aveva in qualche modo sospinto. Questa Europa è in qualche misura proprio, come si può dire, lo spettro della crisi. È come se sull'Europa ci fosse una lente di ingrandimento che mostra tutti i fenomeni di questa crisi di civiltà prodotta da questo tipo di capitalismo. È un'Europa in cui la politica da signore è trasformata in servo. Quella politica che in Europa, prima con la nascita del socialismo, poi prima con la Comune di Parigi, poi con la nascita del socialismo, poi con i partiti e i sindacati, poi contro la lotta contro il nazifascismo, poi con l'edificazione dell'Europa che nel conflitto sociale realizza il compromesso democratico, questa Europa
viene sostanzialmente cancellato, o meglio, viene considerata un capitolo chiuso della storia, perché l'Europa reale nasce proprio, come dire, distaccandosi, non dico tradendo perché sarebbe consapevole l'altro, ma distaccandosi da questa storia e rinunciando a ogni vocazione e disegno di autonomia. Mi ripeto, perde autonomia nei confronti del mercato, della logica delle politiche integrali, perde qualunque autonomia nei confronti degli Stati Uniti d'America ed è dannato di fronte ai mutamenti che avvengono nella sfera geopolitica. In Italia questo scenario si abbatte su una realtà che invece aveva vissuto proprio su questa peculiarità. Cioè, si abbatte sulla sinistra con particolare violenza, perché la sinistra italiana, quella politica vera, è stata sempre una sinistra di classe, antagonista rispetto al capitalismo, tendenzialmente neutralista e pacifista. E quando su questo sono cresciuti i nuovi movimenti negli anni 70, da quello straordinario del femminismo, che mette in discussione radicalmente la società patriarcale, che era uno dei perni del vecchio assetto, a quella ambientalista che nasce in Italia da costume del movimento operaio, nelle lotte per rendere compatibile persino fino alla chiusura di un'azienda l'attività economica con il riconoscimento del paradigma ambientalista. Questa costruzione nasceva precisamente sulla possibilità di costruire un'autonomia. Ebbene, la ristrutturazione capitalista, col suo aspetto totalizzante, una volta vincente e accettata, lo impedisce totalmente. E dunque, come dire, fa venire meno l'aria con cui respirare alla sinistra in Italia, a meno che fosse stata capace di produrre una rottura con ciò che stava avvenendo, anche a sinistra. E che cosa stava avvenendo? Stava avvenendo che dopo la sconfitta, invece che l'idea di una fuoriuscita da sinistra dalla crisi, e persino anche dalla storia dello stalinismo, ma da sinistra, si sceglie decisamente l'adattamento. Si pensa cioè che sostanzialmente non ci sia più niente da fare, che la grande idea della trasformazione della società capitalistica sia irrealizzabile e che la politica si riduce sostanzialmente al governo, cioè alla competizione per il governo, al tentativo di stare a lungo al governo, al tentativo di non farsi cacciare dal governo. Cioè la società civile e il conflitto di classe vengono sostanzialmente considerati ridotti allo stato servile e il principe, che appunto erano la politica e il movimento operaio, viene attribuito al governo con una sostanziale omologazione delle politiche. Per farla breve, perché vi ho già rubato troppo tempo, basti pensare che la globalizzazione capitalistica viene gestita in Europa dai governi di centrosinistra, pressoché in tutti i paesi. Cioè la resa, la sconfitta produce la resa e la resa produce peggio, una mutazione genetica della sinistra politica prevalente, maggioritaria, una mutazione genetica che la porta dal campo socialista e del conflitto di classe al campo liberale e a quello dell'impresa e del mercato. E questa, diciamo, desertificazione della politica rende oggi gli sfruttati orfani, che non vuol dire che non ci siano esperienze interessanti, perché che sopravvivono e che vivono, anzi che vivono, che immaginano il futuro, ma non raggiungono la massa critica per operare la contestazione del cambiamento, a meno che intervenga l'imprevisto, cioè che rinasca la politica da una sua categoria molto importante, che il tempo della rivoluzione aveva in qualche modo, come si può dire, reso periferica.
cioè la rivolta. Anzi, l'aveva resa periferica e minore. Cioè la rivolta sì, poteva essere considerata, ma propedeutica al processo di trasformazione, cioè deprivata di una sua dignità. Io penso che dovremmo tornare alla lezione di Machiavelli, non al Machiavelli considerato, diciamo, il grande creatore del realismo politico, ma quello invece che sapeva leggere nel tumulto e nella rivolta la capacità di rimettere in atto un percorso democratico altrimenti impedito. E io penso che nella rivolta anche gli scampoli che vivono nelle nostre società, anche in Italia, penso ai fenomeni di solidarietà, alle case occupate, all'aiuto agli immigrati, agli scuole di formazione gratuita, alle resistenze nelle lotte operaie, tutto questo che si affaccia su questo terreno, a volte in maniera anche molto stimolante, ma che non raggiunge, insisto, la massa critica politica anche per la desertificazione della politica della sinistra, nella sua parte prevalente ovviamente, fermo il rispetto per la generosità di chi, come quelli che stanno lì, si provano a invertire questa tendenza, la rivolta assume un peso senza precedenti nella storia contemporanea. La dimostrazione è la Francia. L'Italia ne avrebbe particolarmente bisogno, ma qui comincerebbe un altro discorso, perché quello che ho descritto ha portato all'esito peggiore, cioè alla scomparsa della sinistra politico istituzionale e della vittoria della destra. Per la prima volta in Italia vince una destra, non mascherata, non trasfigurata, non in alleanze che in qualche modo la edulcorano, no, una destra a tre teste, una testa liberista, una testa secondo la sua tradizione corporativa, quella delle mance ai clienti, e una terza ideologica, illiberale, sostanzialmente totalitaria, che perciò deve abbattere l'elemento costitutivo della Repubblica, cioè la cultura antifascista. Questa, diciamo così, è quasi una forma estrema della vittoria della rivoluzione conservatrice di cui ho parlato, che è funzionale, ho finito davvero, vi chiedo scusa, che è funzionale a questa nuova fase della globalizzazione capitalistica, che non è più quella della fase nascente e della espansione, ma è la fase delle crisi e del suo ridisegno in tante aree in competizione pur dentro questo quadro più generale. Di fronte a questa oppressione potente, la rivolta può spezzare l'oppressione, in primo luogo perché dimostra che è falsa la tesi che non c'è alternativa, in secondo luogo perché dimostra che è falsa l'idea che il mutamento della composizione sociale, della tecnologia, delle scienze, delle culture soggettive impedisce il conflitto di classe, e in terzo luogo perché porta alla luce una radicalità dell'opposizione tra popolo e oligarchie, come è accaduto in Francia in questa recentissima fase che già era stata annunciata dai giornali, come in questa recentissima fase in cui si producono 12 scioperi generali, Parigi è assediata dall'interno di un movimento popolare straordinario che costringe Macron al più illiberale dei provvedimenti sul terreno istituzionale, tanto da sopprimere la voce del Parlamento per far approvare una legge, e che però lo mette di fronte a questa crisi di consenso che in questo modo è irrecuperabile. La rivolta, secondo me, nella sua accezione più lata, è il campo della ricerca, della rinascita di una sinistra politico-sociale capace di incidere e di opporsi ai processi del capitale. Grazie, scusate questa distanza che dà luogo anche, come dire, a questa freddezza della relazione che vi vorrebbe invece molto partecipi. Scusate, buon lavoro. Grazie Fausto, davvero
contiamo di vederci presto. Così rimediamo. Rimediamo. Così rimediamo anche al dominio della tecnologia. Grazie. Grazie a te. Grazie a voi tutti. Un abbraccio.